Tribù Radicale, siamo al congresso di Radicali Italiani del 2011, siamo con Sergio Delia, segretario di Nessuno Tocchi Caino. Gli chiediamo ovviamente, tra altre cose, anche il nostro vicino di tavolino, gli chiediamo ovviamente come sembra che, stia andando questo congresso, ormai insomma abbastanza in fase avanzata, e qualche pronostico sulle segreterie, sulla segreteria, sulla tesoreria e la presidenza. Ma insomma, il congresso, quanto alle, diciamo, il dato rilevante è la conferma di una partecipazione direi soddisfacente. Ho notato anche la presenza di molte persone che non avevo mai visto, soprattutto ventenni, ragazzi, eccetera. E questa è una nota di speranza, che è il frutto, io credo, di una resistenza radicale, che non è soltanto dei radicali storici, ma di una resistenza nel senso di più di voglia di liberazione, istanza di liberazione, di lotta di liberazione, che coinvolge sempre di più i cosiddetti giovani. C'è nella, se vogliamo fare un'analisi del, diciamo, del dato associativo, io direi di qualsiasi soggetto dell'area radicale, sia di quelli più politici sia di quelli più tematici, si conferma con il Partito Radicale, si conferma con i Radicali Italiani, si conferma con gli altri soggetti dell'area radicale, una sorta di, c'è una prima generazione che è quella dei ventenni, trentenni, è una generazione invece che possiamo definire dei più, non dei più vecchi, dei più anziani, dei più grandi, eccetera. Manca la generazione di mezzo, almeno questo mi pare di rilevare, cioè esiste una resistenza radicale e una istanza di liberazione radicale che pare coinvolgere più gli anziani, i pensionati e dall'altra parte i giovani. La generazione di mezzo, dei diciamo 40-60enni nella composizione delle, associativa, diciamo, dei radicali, mi pare che non esista. Il congresso quindi da questo punto di vista registra questa tenuta. Dopodiché è un congresso che, almeno per quanto mi riguarda, non è che offra grandi novità dal punto di vista, diciamo, dei temi, degli obiettivi politici, che si confermano quelli, non dico dell'anno precedente o degli anni precedenti, ma dei decenni precedenti. Si conferma un'analisi propria soltanto della galassia radicale su un regime che ormai vige nel nostro paese da oltre mezzo secolo, un regime che di cui bisogna liberarsi come si sono liberati i popoli del Nord Africa, del Medio Oriente, di regimi non ultra cinquantennali come quello italiano, ma di regimi che lì in alcuni casi sono durati 20 anni, in altri, quelli più longevi, 40 anni, e l'istanza di libertà e di democrazia in quei paesi si è tradotto nel voltare pagina. Quanto la pagina nuova che si è voltata poi sia come dire, una prefigurazione di una vera e propria soluzione di continuità, questo ce lo diranno i prossimi mesi, i prossimi anni. Devo dire che nulla di buono si annuncia se consideriamo che, per esempio, in Egitto noi assistiamo certo alla caduta di un despota, ma anche ad una soluzione di continuità rispetto a quel passato che assume le forme di quella giustizia spietata che vede alla sbarra una persona vecchia, malata, sottoposta ad un processo in cui viene trascinato in barella nel modo in cui tutti abbiamo visto.
nulla di buono mi pare si annunci nella Libia, che come dire, nasce sull'atto crudele e infame di una esecuzione capitale extragiudiziaria e sull'annuncio che viene fatto nel giorno della liberazione, il 23 ottobre scorso, pubblicamente a Bengasi dal capo provvisorio della Comitato Nazionale di Transizione, che dice che la nuova Libia, la legge, il diritto della nuova Libia si deve ispirare alla sacra legge islamica della Sharia. Quindi bisogna stare attenti su questa transizione che, dai dati di fatto di queste ore, di questi giorni, mi pare davvero all'insegna di una soluzione di continuità che però ricorda molto delle pratiche del passato, almeno in questi due luoghi. La Tunisia è una cosa diversa, certo il partito dei cosiddetti islamici moderati ha vinto con oltre il 40% di voti all'Assemblea Costituente, però io confido sul fatto che comunque la Tunisia, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei costumi, è una realtà molto diversa sia dall'Egitto che sicuramente dalla Libia. In Italia la transizione non è necessaria, si tratta semplicemente di voltare pagina, perché in Italia esiste un'alternativa ed è costituita dalla storia ultradecennale, cinquantennale quantomeno, se non vogliamo poi andare ancora indietro nel passato rispetto ai nostri punti di riferimento liberali, democratici, eccetera, ma comunque sicuramente cinquantennale, di un partito che non ha avuto la necessità di cambiare nome, di smettere i propri obiettivi, le proprie idee. Ecco, se è vero, come è vero, che poi è la durata che fa la forma delle cose, in Italia la transizione non è necessaria perché l'alternativa è bella e pronta ed è costituita da questa resistenza e lotta di liberazione radicale da tutto il regime, da tutta la partitocrazia, che dura da ormai almeno mezzo secolo. Gli obiettivi, tu mi chiedi il segretario, il tesoriere, non mi pare un dibattito molto significativo. Io credo che qui mediamente qualunque militante radicale, qualunque iscritto radicale, proprio perché si è formato nella lotta di resistenza, di liberazione che dura da 50 anni, ha diciamo, la capacità, la potenzialità, è adeguato a rivestire il ruolo di segretario, di tesoriere, di dirigente dell'area radicale. Quindi a me poco interessa quale sarà la soluzione dal punto di vista degli organi statutari che verranno eletti. Chiunque secondo me sarebbe mediamente, dico, in grado di, anche perché poi ritengo che le classi dirigenti si formano nella lotta politica e il ruolo può semplicemente aumentare le doti, le capacità che pure esistono in ogni singolo militante radicale di svolgere adeguatamente un ruolo che può essere quello di segretario, perché sono convinto che soprattutto per un'organizzazione partigiana quale noi siamo, noi dobbiamo sempre curare con prudenza e con rigore un metodo, che è quello di non racchiudere in una persona sola, no, il destino di un movimento politico, perché se c'è l'uno che è indispensabile, senza del quale non ci sarebbe più il movimento, allora il movimento sarebbe già finito. Quindi io credo che avere cura del partito per avere cura della tenuta e della durata della lotta politica significa mettere sempre in crisi l'assetto istituzionale, la leadership, perché poi si produca la possibilità di dare continuità
a una linea di lotta, a una linea di condotta e di direzione della stessa lotta politica. Quindi un segretario di un qualsiasi soggetto dell'area radicale dovrebbe lui per primo curare, mettere in crisi la propria leadership, perché appunto cresca, non nuovi leader, perché diano continuità poi alla lotta politica. Quindi andrebbe perseguito, direi scientificamente, la messa in crisi apparente di una leadership, perché questo è il modo creativo di una capacità di durare nel tempo, perché sennò sarebbe un giochetto da ragazzi. Se si individua il capo senza il quale la lotta non ci sarebbe più, lo fanno fuori, lo ammazzano, lo mandano in esilio, eccetera. Invece io credo che all'interno dell'area radicale c'è questa capacità, questa possibilità di invece non ritenere nessuno di noi indispensabile nella lotta politica, perché ripeto, chiunque qui dentro iscritto radicale, militante radicale sarebbe è attrezzato, proprio per l'esperienza di un partito che dura da 50 anni, di sostenere il ruolo temporaneo, momentaneo, di segretario, di tesoriere del movimento. Perfetto. Sergio D'Elia, visto che stiamo parlando ovviamente di Nessuno Tocchi Caino, ci illustri un pochino qual è, diciamo, la strutturazione di questa associazione, di cui magari non sentiamo parlare molto spesso certe volte, o quanto magari si dovrebbe, perché svolge un'azione fondamentale con grandi successi che può vantare a livello ONU sulla moratoria della pena di morte, però appunto nell'ambito radicale come è strutturata? Beh, noi siamo un soggetto costituente del Partito Radicale Non Violento, transnazionale e traspartito. Beh, se noi dovessimo fare un calcolo in termini economici, no? Nel bilancio che uno può fare nel rapporto costi-benefici, noi non è che siamo strutturati, cioè lo staff, diciamo, di Nessuno Tocchi Caino, che vede impegnati 6 o 7 persone, non tutti a tempo pieno, con un bilancio dell'associazione che è al netto poi dei progetti che noi presentiamo e realizziamo grazie al contributo delle istituzioni, soprattutto della Commissione europea. Al netto di tutto questo, noi possiamo dire che campiamo con 50.000, 60.000 euro, che sono, diciamo, i contributi che vengono dalle iscrizioni all'associazione. Però dalla tua domanda, colgo l'occasione della tua domanda per esprimere una cosa che secondo me dovrebbe essere presente non soltanto nel soggetto costituente Nessuno Tocchi Caino, ma in tutti i soggetti dell'area radicale. Ha avuto una felice battuta il Michele De Lucia, il tesoriere di Radicali Italiani, nella sua relazione di tesoreria, quando l'ha detto: vabbè, nell'area radicale dei cosiddetti soggetti costituenti, se analizziamo il rapporto in termini numerici che esiste tra gli iscritti al soggetto politico o tematico costituente il Partito Radicale, come effetto dell'iscrizione a pacchetto al Partito Radicale. Iscrizione a pacchetto è l'iscrizione di coloro che versano 590 euro in un colpo solo per essere iscritti a tutti i soggetti. Il rapporto tra il numero, che sono oltre, sono 540, 550 iscritti a pacchetto, che automaticamente poi portano l'iscrizione ad ogni singolo soggetto, e invece gli iscritti alla singola associazione, che non sono iscritti a pacchetto, al partito radicale, beh, ci sono delle situazioni nelle quali giustamente De Lucia diceva: più che soggetti costituenti sono soggetti costituiti, perché se ci sono associazioni che hanno 600 iscritti, di cui
il 90, in alcuni casi il 99% sono iscritti in quanto iscritti a pacchetto al Partito Radicale, non più che soggetti costituenti, giustamente lui dice sono soggetti costituiti. Bene. Io credo che l'impegno di ogni soggetto costituente, proprio per rafforzare il Partito Radicale, sia quello di aumentare questa percentuale, di certo operare perché gli iscritti a pacchetto aumentino, ma nello stesso tempo impegnarsi a che ci siano iscritti nuovi alle singole associazioni. Io credo che un rapporto fisiologico, che è un obiettivo politico che ogni singolo soggetto dovrebbe darsi, che almeno il 30, se non il 40% degli iscritti alla singola associazione debbano essere iscritti, come dire, puri a questa associazione. L'obiettivo di Nessuno Tocchi Keino è proprio questo: noi entro la fine dell'anno vorremmo arrivare ad un rapporto del 50-50, su 1000 iscritti mettiamo a Nessuno Tocchi Keino. Ci sono i 50% che sono iscritti a pacchetto, gli altri 50% devono essere energie nuove che giungano a sostenere un soggetto dell'area del radicale e nello stesso tempo rafforzare un soggetto della galassia, magari con l'obiettivo che poi cambino ogni anno, perché aumentino dei 50% di iscritti puri, che si tramutino il 10% ogni anno in iscritti anche al Partito Radicale a pacchetto, con l'obiettivo, la sfida di avere l'anno successivo altri nuovi iscritti. Io credo che questo dovrebbe essere un metodo che dovrebbero seguire tutti i soggetti costituenti, è l'unico metodo che io vedo per avere poi, per dare forza all'intera galassia e in particolare al fulcro della galassia radicale che è il Partito Radicale. Con questo augurio ringraziamo Sergio D'Elia, gli auguriamo buon congresso e ovviamente gli diamo appuntamento sul nostro sito tvradicale.it per rivedere tutto ciò che abbiamo fatto e anche questa intervista fra qualche giorno. Grazie ancora. Ciao.